i ristoranti, i migliori ristoranti, bar, esercizi pubblici di Venezia vogliono dare sostegno a questa manifestazione nazionale e lo diciamo con forza al governo, adesso basta tentennamenti, in chiave regionale, in chiave locale, ascoltino i sindaci, ascoltino le regioni, comunque noi a Venezia e in Veneto vogliamo riaprire, siamo convinti che queste persone non vogliono vivere di assistenze pubbliche, non vogliono vivere di pietà di nessuno, vogliono vivere del proprio lavoro, devono ritornare ad aprire le saracinesche, aprire i bar, i ristoranti, i locali con tutte le garanzie sanitarie, chi non vuole, che non può, non aprirà, ma chi invece è in grado di farlo e che vuole tornare a far vivere le città lo deve fare. E vale questo non soltanto ovviamente per bar e ristoranti, ma vale per le attività in genere, per tutti i piccoli che non hanno avuto niente da questo governo per adesso, se non un sacco di promesse. Noi siamo fiduciosi che il governo capisca, ma da Venezia arriva un urlo forte che dobbiamo assolutamente riprenderci in mano la nostra vita. Non possiamo leggere i decreti se possiamo passeggiare, correre o i droni che ci corrono dietro. Io spero che il messaggio arrivi chiaro, perché le persone non le teniamo più a casa, non riusciamo più a tenerle. A quei bambini, a quelle mamme dobbiamo dire apriamo le scuole con tutte le garanzie, ma va dato l'assistenza, perché sennò anche i lavoratori delle fabbriche poi non sanno come gestire le case. Ecco, il campanile di San Marco ci aiuta a ricordare che ci sono anche le messe, ci sono le chiese, c'è la nostra vita. Vogliamo riprenderci la nostra vita. E noi siamo al servizio della comunità. Essendo al servizio della comunità, perché? Aprire un negozio, aprire un museo, aprire una cosa, poi uscire e uno vuole bere un bicchiere d'acqua, un caffè, andare in bagno, perché noi facciamo anche questo servizio. Non esiste. E quindi farci chiudere per primi e riaprire per ultimi, come se fossimo gli untori di questa situazione, è assurdo. L'educazione alle regole, alle norme le abbiamo, siamo abituati in azienda, abbiamo dei protocolli in cucina che sono molto serrati. Troveremo le soluzioni per i coperti o meno, l'importante è che ci siano delle cose che rendano anche piacevole la fruizione dei nostri locali e non si creino delle barriere tipo dei parlatori dei carcere per poter mangiare. Ecco. Ma credo che una mediazione si possa trovare e avanti tutta e risorgiamo Italia.